Radio DJ. Cinema DJ. Altro che cinema. Ciao a tutti, allora ricordiamo che questa macchina è uscita di serie senza monitor, quindi qui non c'era nulla, il cliente in dotazione ha avuto solo questa autoradio. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato la predisposizione, l'abbiamo collegato e il risultato finale è questo che vedete. Recupero comandi al volante e tantissime personalizzazioni. Dopodiché possiamo usare la sezione Android, dove abbiamo il solito check, qui possiamo gestire tutti i contenuti delle due prese USB che abbiamo creato, in questo caso andiamo a gestire video, mettiamo, vediamo un po'. Hey Roman, you freaking out? No. Yes, you are. Should somebody just walk me through what we're supposed to be doing? Justin, you didn't think it could get any better, huh? Here we go. Possiamo gestire musica. E abbiamo visto la gestione file multimediali. Ovviamente telefono, via voce Bluetooth, OBD, Mirror Link, impostazioni e poi andiamo nel mondo Android. Non abbiamo l'account perché stiamo aspettando il cliente, nel momento in cui viene l'account inseriamo username e password e possiamo aggiornare tutto il contenitore Android. Queste app che state vedendo sono già state installate prima di mettere l'account. Abbiamo visto tutto quanto, abbiamo anche Waze.